Una bellissima serata, si può dire già un gran successo a vedere la numerosa flusso di gente che c'è qua stasera per Calice 3 Stelle. Sì, diciamo che il successo lo possiamo già spoilerare, come si suol dire, perché effettivamente siamo all'inizio della serata, nella prima parte. C'è stata una grandissima affluenza di gente anche sopra le aspettative, soprattutto dopo 3 anni di stop dovuto al Covid. Siamo ripartiti con tanto entusiasmo, tanta voglia di rimetterci in gioco e tanta voglia di regalare alle persone che hanno voluto venire a trovarci una serata indimenticabile. Grazie alla proposta enogastronomica che abbiamo potuto offrire con i nostri produttori di vino, i nostri trasformatori agroalimentari e con la proposta artistica che questa sera sarà quella che porteranno in scena il collettivo Sei Tu, la fondazione Circo Vertigo, che ricordiamo essere una delle più importanti realtà europee di circo contemporaneo, che insomma questa sera ci delizierà del loro spettacolo per allietare anche la parte successiva alla cena. A differenza degli scorsi anni, quest'anno Calice 3 Stelle si differenzia per una cosa, ossia che rientra nel festival della reciprocità. Sì, esatto, Tre Terre Canavesane, la nostra creatura, la creatura dei comuni di Aglie, San Giorgio e Castellamonte, che lavorano insieme da 7 anni, quest'anno ha voluto lanciare il Festival della Reciprocità, l'abbiamo lanciato in più occasioni, quindi immagino che molti ne avranno già sentito parlare. E siamo partiti con l'Exploit, con la puntata di Linea Verde che ha coinvolto il nostro territorio, quello delle Tre Terre, ma anche altri comuni canavesani, e che in qualche modo, diciamo, coinvolgerà tutta la stagione dei tre comuni. Ecco, quest'anno quindi Calice tra le Stelle rientra all'interno del festival, il festival che ha un concetto di base, la reciprocità, il dare senza perdere, il prendere senza togliere, quindi quel concetto che permette alle tante realtà che esistono sul territorio di cooperare, di lavorare insieme, non a parole, non a proclami, ma in modo concreto, che deve essere un po' l'obiettivo che dobbiamo perseguire se vogliamo fare qualcosa di bello sul nostro territorio, in modo da insomma offrire il meglio chiaramente al nostro pubblico. Enogastronomia, quindi vini, gastronomia, spettacoli circensi, però anche musica, perché è molto particolare il concerto che si è tenuto all'interno del teatro del Castello Ducale. Sì, esatto, una delle caratteristiche di quest'anno di Calice tra le Stelle 2022 è stata l'anteprima di Calice, che mentre gli anni scorsi era limitato a un convegno, un bellissimo convegno, ma quest'anno abbiamo voluto integrarlo con dei contenuti aggiuntivi, quindi parto dal mattino per poi arrivare a quello che tu mi hai suggerito. Al mattino abbiamo tenuto un convegno scientifico sul tema enoico, un convegno alla presenza di professori universitari e di diciamo personalità che hanno potuto dare dei contenuti concreti e interessanti agli operatori di settore, per poi passare al pomeriggio di ieri con il laboratorio della reciprocità, che ha visto vivere un'interessante esperienza di reciprocità tra i protagonisti di Calice, quindi i vignaioli che hanno provato a fare gli artisti che sono andati a fare dei lavori in vigna insieme ai vignaioli. Un aspetto molto interessante e una declinazione della reciprocità un pochino diversa. Per poi arrivare al convegno serale ancora di ieri, sempre sul tema dell'enologia locale, che ha visto anche come protagonisti i produttori del Baratucciata dalla Val di Susa, quindi la valorizzazione anche di territori che non sono strettamente i nostri, per poi arrivare, appunto, adesso arrivo alla tua domanda, il concerto che si è tenuto ieri sera alle 21 dentro il Teatrino del Castello, un concerto molto molto particolare, perché ha avuto la particolarità di essere solo trasmesso in streaming. Perché questo? Perché il Castello Ducale di Aglie ha un teatro bellissimo, un teatro che da molti non è conosciuto se non perché magari è stato visto rapidamente durante un percorso di visita. Ma come ho già avuto modo di dire, è un teatro tanto bello quanto inutilizzabile come teatro, perché è estremamente piccolo. Quindi abbiamo pensato di poter sfruttare la tecnologia e una modalità di beneficio, diciamo, di spettacoli che è diventata purtroppo abituale a causa del Covid negli ultimi anni, per poter in modo un po' diverso valorizzare questo bellissimo teatro, mettendo insieme da una parte appunto questa perla del Castello Ducale di Aglie insieme ad un'altra eccellenza, i talenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, che anche loro sono nostri partner all'interno del Festival della Reciprocità e hanno potuto insomma esibirsi in questo bellissimo teatro, regalando uno spettacolo un po' diverso al nostro pubblico, ma sicuramente molto molto significativo.